Ed eccoci al Sagittario. Buongiorno Sagittario, settimana dal 15 al 21 di agosto. Settimana che vi vede finora col Sole e con Venere a favore, anche con questo Giove retrogrado in Ariete a favore. Però ahimè, questa settimana Marte dal segno del Toro passa in Gemelli, quindi passa esattamente in opposizione. E non solo passa in opposizione, ma passerà per tantissimo tempo in opposizione, perché arriverà a marzo del prossimo anno. Quindi, insomma, non sarà semplice, però ricordiamoci che ci sono tutta una serie di energie positive in questo momento che, insomma, poi alla fine fanno sentire poco questa opposizione. Ok? Vi ricordo che in questo momento abbiamo Mercurio che vi quadra dalla Vergine. Quindi mi raccomando, se vi sentite troppo pensierosi, se vi sentite che avete bisogno di proprio andare dentro le situazioni, andare dentro le cose, analizzare molto tutto quello che vi capita, che vi dicono, che vi fanno, beh, non vi preoccupate, è Mercurio, il segno della Vergine, che vi dà che ha questo effetto, tra virgolette, deleterio. Ricordo Sagittario che Saturno, in ogni caso, che è positivo dal segno dell'Acquario, ti ricordo anche che continuiamo ad avere Plutone retrogrado in Capricorno, Urano retrogrado in Toro, che continuiamo ad avere Nettuno in Pesci. Ok? Quindi il cielo in generale è abbastanza equilibrato, tranne che per i segni d'acqua che soffrono un po', hanno soltanto Nettuno e poi Lilith in Cancro, i segni di aria che avevano soltanto Saturno e che adesso hanno Manforte con Marte in Gemelli, fortissimi sono i segni di terra e forti i segni di fuoco. Quindi andiamo a vedere te, che dei segni di fuoco sei penalizzato da questo. Da questa entrata del giorno 20 di Marte in Gemelli, dunque Sagittario, energia interna, l'esterna, il matto, è ancora il matto al contrario, dunque, capiamoci. Sagittario e Acquario è la coppia di questa settimana, sicuramente, ok? Perché sia il matto che le stelle sono il segno dell'Acquario. Rappresenta il segno dell'acquario. Quando mi trovo tutte e tre carte, beh, sicuramente Sagittario e Acquario questa settimana se ne diranno delle belle, o se ne vedranno delle belle. Vuoi inseguire i tuoi sogni? Soltanto che, stranamente, nonostante ci sia una situazione che sembra agevolarti, nel senso che stranamente a te sembra pronta a darti a offrirti un nuovo inizio, poi alla fine tu stai attento perché sei molto meditativo, molto pensieroso, perché hai paura di fare il salto nel vuoto, ma nel vuoto facendoti male, perché questo sì che è il salto nel vuoto, ma qua c'è un salto all'indietro proprio senza capire nulla. Vediamo un attimo perché abbiamo queste stelle, cavaliere di coppe, 4 di denari, 10 di coppe, 4 di bastone. Diavolo, Sole, 6 di coppe. Qual è il tuo desiderio, Sagittario? È incontrare nuovamente qualcuno del tuo passato o con cui hai avuto un ottimo rapporto. Potrebbe essere, non escludo, qualcuno con cui ti sei trovato bene, qualcuno che pensi ti sia arrivato dal cielo, qualcuno con cui hai un rapporto karmico. C'è questa voglia di andare, c'è questa voglia di muoversi, questa voglia di chiedere scusa in certo qual modo, di offrirsi, ma c'è anche tanta, tanta voglia di contenimento. Ok? Abbiamo un Sagittario che si contiene, abbiamo un Sagittario che cerca il controllo. Ok? Tanto, tanto, tanto bisogno di controllo, tantissimo. Quindi c'è questa alternanza di desiderio, di incontro con qualcuno che è stato importante nel tuo passato, contemporaneamente
questo bisogno di controllo, ok? C'è anche voglia di gioia, voglia di sorriso, voglia di luminosità. Sì, assolutamente sì. Secondo me è un periodo bello, lasciamo stare il fatto che Marte entri in opposizione, ma secondo me è un periodo bello per il Sagittario. E seriamente, ho detto, c'è questo folle, poi abbiamo il diavolo e il sole. Io credo che in qualche modo stasera ci sono delle situazioni che stanno per partire, no? Potrebbero essere situazioni passionali molto forti, potrebbero essere situazioni in cui ci sono coinvolti rapporti karmici, ma di una certa importanza, o matrimoni, o situazioni stabili, situazioni in cui in ogni caso si sente molto il legame con l'altro, tantissimo, ok? Però, stranamente, questo è un Sagittario che sì, esternamente è pronto a questa novità, c'è cioè questa novità che sta per, tra virgolette, abbattersi sul Sagittario, ok? Però contemporaneamente potrebbe essere un salto, e tra l'altro una cosa che è una novità, sì, ma è qualcosa che il Sagittario aspettava da tempo, però potrebbe essere anche un salto veramente, oltre che nel vuoto, al buio, ok? Quindi non sappiamo come andrà a finire questa situazione. Certi però siamo che qualcosa sta per avere inizio da un punto di vista esterno. C'è tanta attrazione, tanta, tanta attrazione con qualcuno con cui forse si vorrebbe anche costruire qualcosa di più, o l'altra persona. Ricordatevi che c'è molto presente il segno dell'acquario e il segno dello scorpione in questa stesa. Non li ho detti per gli altri segni o poco, ma qui proprio sono particolarmente importanti. Ripeto, da un punto di vista esterno vuoi inseguire i tuoi desideri, e il tuo desiderio è avere qualcosa di stabile, ok? È un incontro, stai inseguendo l'incontro. Assolutamente, con qualcuno che ha fatto parte del tuo passato, ma che fa ancora parte della tua vita. Probabilmente ci sarà questo incontro, siete pronti per questo incontro. Potrebbe essere un incontro passionale, potrebbe essere un incontro chiarificatore di qualsiasi tipo, però stai attento perché rischi di fare un passo avventato, ok? Rischi in questa foga dell'incontro di essere troppo scoperto, scoperto non nel senso scoperto dagli altri, ma di non aver calcolato bene le conseguenze di questo incontro. Ok, quindi una settimana con al centro questo desiderio di questo incontro, di questo ritorno. Ok, ma contemporaneamente con questa situazione, tra virgolette, esterna di grande passionalità, di grande, ma anche di fare come se volessi chiarirti, come se l'altra persona volesse chiarirti, di un inizio, qualcosa anche di imprevedibile che può succedere, ma che devi misurare tantissimo. Allora, qui ci chiede, queste carte ci chiedono di essere il più naturale possibile, di vivere in connessione col tuo vero sé. In qualche modo, Sagittario, ti senti slegato dal tuo vero sé. Il tuo desiderio più reale in questo momento, più grande, è quello invece di ancorarti a qualcuno che senti appartenerti. Ok, il tuo desiderio più grande è quello di mantenere il controllo, lo riprendo, ma anche di vivere in connessione con qualcuno con cui purtroppo, secondo te, non vivi in connessione. Ok, quindi Sagittario, mi raccomando, questa è una settimana in cui ci verranno tanti dubbi, secondo me. In cui qualcosa succede abbastanza improvvisamente, però stai attento a valutare bene, o stai attenta a valutare bene
questa situazione imprevista, imprevedibile o che in qualche modo potrebbe avere inizio, a valutarne bene i rischi. Ok, Sagittario. Ci vediamo la settimana prossima. Se tu non sei ancora iscritto, iscriviti al canale. Settimana prossima noi ci vediamo per il prossimo oroscopo. Adesso dobbiamo passare al Capricorno. Quindi, benvenuto Capricorno. Benvenuto Capricorno e benvenuto in un momento in cui i segni di terra sono molto forti e acquisteranno sempre più forza. Plutone, l'abbiamo detto nel tuo segno, Mercurio è in Vergine. Ricordiamoci, settimana prossima il Sole passerà anche lui in Vergine, quindi ancora più forte questi segni di terra, ok? Il problema qual è? Il problema è che in questo momento questo Urano in Toro, in qualche modo, e che tra l'altro ha anche Mercurio in Vergine, ok? In qualche modo aiutano tanto la tua comunicazione veloce, tra l'altro, c'è questo tuo bisogno di non rinnovarti, ma di fare delle cose nuove, ok? Quindi molto molto importante. Dunque, vediamo un attimo cosa abbiamo detto: Mercurio in Vergine, Urano in Toro, Plutone in Capricorno, quindi proprio pezzi forti. Ricordiamoci anche che il Sole passerà in Vergine settimana prossima. Nettuno ci abbiamo sempre a favore dal segno dei pesci, quindi molto interessante. In Cancro ci abbiamo Lilith. In Cancro, che però comunque ricordiamo c'è in opposizione al Capricorno, quindi tutta la tua parte passionale per ora sta in opposizione. In Acquario abbiamo Saturno e Marte entrerà in Gemelli, ok? Quindi particolarmente interessante questa entrata di Marte in Gemelli, peccato che però ti toglie il Marte favorevole, ok? Perché era favorevole il Marte in Gemelli, in Toro per te. Adesso dal 20 in poi passerà in Gemelli. Ah, mi sono dimenticata i segni di fuoco. Stavo pensando che dimentico. I segni di fuoco, importantissimi. Sole e Venere ce l'abbiamo in Leone. E dopodiché abbiamo anche in Ariete, Giove retrogrado, e questa per te è una spina nel fianco perché chiaramente è in quadratura questo Giove. Ok, quindi la tua spina nel fianco è data in questo momento da questo Giove quadrato in Ariete. Ricordiamoci che è un Giove retrogrado, quindi tutta una serie di situazioni comunque possono aggiustarsi perché vengono al pettine, ok? Dunque, Capricorno, il Sole come energia interna, la ruota della fortuna al contrario come energia esterna, il diavolo al contrario. Sicuramente se c'è ottimismo, probabilmente, ti ripeto, questo Mercurio in Vergine ti causa ottimismo, ti dà voglia di fare, proposizione. Io credo che questa settimana molti Capricorno potrebbero sbloccarsi. Potrebbero sbloccare le idee, potrebbero proporsi per colloqui di lavoro, potrebbero proporsi anche in rapporti a due. Però ti devo dire una cosa, esternamente c'è un blocco. Ok, vediamo poi perché. Eh sì, eh sì. Io credo che ci siano delle situazioni che il Capricorno vuole sbloccare al più presto. Potrebbero essere colloqui di lavoro, potrebbero essere anche colloqui sentimentali, il farsi avanti con parole, ok? Però in qualche modo abbiamo questo appeso qua. In qualche modo c'è qualcosa che continua a rimanere lì senza andare avanti, senza sbloccarsi. Ruota della fortuna, vedi, l'energia di bastone. Imperatore.
9 di spade e 2 di bastoni. Esternamente l'ho detto, ma l'abbiamo visto prima, no? Che c'era già quell'appeso, e poi abbiamo una ruota della fortuna al contrario, c'è un blocco. Questo blocco è dato dalle tue paure, dalle tue gelosie, dalle tue fobie, dalle tue ossessioni, dalle tue indecisioni, da situazioni esterne in cui ci sono volontà molto forti. Potrebbe essere anche una persona del segno dell'ariete, però soprattutto persone molto volitive, che tu però vedi negativamente, okay? Che ti causano proprio pensieri, angoscia, depressione. Qual è il quadro di questa settimana? Internamente vorresti muoverti, esternamente è come se trovassi muro. Non ti preoccupare perché la situazione si sbloccherà. Settimana prossima il sole entra a tuo favore, quindi assolutamente si sblocca la situazione. Però effettivamente in questo momento è come se tu andassi a cozzare contro un muro. Il muro di situazioni negative, di personalità molto forti, ok? Che in qualche modo non riescono anche di strade da prendere che non sai prendere, o che non puoi prendere, che in qualche modo non riescono a farti uscire da questa impasse in cui sembri caduto. È come se ti sentissi particolarmente legato. Ripeto, dalla tua parte interna senti questa voglia di svolta, dalla parte esterna abbiamo questo muro, questo legame forte, come se ti sentissi anche manipolato, manipolata o manipolato. C'è qualcuno esternamente a te che ha una volontà molto forte, che non ti permette di muoverti, quindi stai attenta, perché questa settimana in cui secondo me lo capirai, caro il mio Capricorno, capirai che c'è qualcuno che minaccia la tua serenità, il tuo andare avanti, per come vuoi andare avanti. Potrebbe essere anche la tua stessa aura negativa, eh? No, questo non c'è tanto. Potrebbe essere anche la tua stessa depressione, tra virgolette, però questa esterna è proprio invece questa sorta di blocco carico. Secondo me si sbloccherà dalla settimana prossima. In questo momento ancora c'è questo blocco che a te ti fa andare in tilt. Il raccolto, la celebrazione. Ecco, questo io sento che tu hai voglia di raccogliere i frutti, di celebrare, e questo è il tempo giusto, secondo me, per inviare tutta una serie di domande, ok? Ma il raccolto in questo momento ti ha dato l'energia esterna, a volte anche dalle tue stesse paure, abbiamo detto, da questo sentirsi attaccati, legati. Però è il tempo giusto, quindi caro il mio Capricorno, è il tempo giusto per proporti, è il tempo giusto per parlare, è il tempo giusto per farti avanti, è il tempo giusto per chiarire, è il tempo giusto per tutto. Ma le risposte vere e proprie non ce le avrai adesso. Dovrei aspettare un poco, in questo momento queste risposte sono bloccate e ti causano anche una sorta di malessere, ma non preoccuparti perché il momento giusto verrà, ok? Non adesso, ma verrà, e verrà anche abbastanza improvvisamente, devo dirti, torre col sole, verrà anche abbastanza improvvisamente. In questo momento senti e hai paura di essere manipolato. Non è detto per forza della persona, potrebbe essere anche una situazione che non ti permette la libertà di azione, ma io ti dico che secondo me invece è proprio karmico il blocco e che si sbloccherà in ogni caso tutto molto presto. Ok Capricorno, questo era il tuo oroscopo per questa settimana dal 15 al 21. Noi ci vediamo prestissimo, se non sei ancora iscritto iscriviti al canale. Bye bye.